fine mese. E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi. Sì, 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 assolutamente. Volendo, con un'ostinazione sana. Nel senso che se ci mettiamo ad ascoltare tutti i messaggi negativi e disfattisti che riceviamo quotidianamente, ci facciamo condizionare un punto che non andiamo più da nessuna parte. E contemporaneamente però bisogna anche farsi delle domande, mettersi molto in discussione. Quindi mentre io servivo i tavoli piuttosto che vendevo appartamenti in centro a Milano, ero convinta di essere una cantante. Poi cioè, a un certo punto il cosmo, un po' per esasperazione secondo me, ha fatto in modo di darmi ragione. Ma quando è la prima volta che tu hai pensato te stessa come una cantante? Cioè a che età hai detto oh papà io voglio cantare, non voglio fare altro? C'è stata la recita della prima elementare. Adesso nelle scuole elementari fanno i pezzi dei Modà. Quando ero piccola io, John Lennon, come se non ci fosse domani. Quindi mi hanno assegnato la prima parte solista, la prima parte da solista, e mi sembrava bellissima, era una sensazione incredibile. Sì, 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 e ho iniziato a usare quello come no, il cantuccio segreto che ogni bambino in fondo ha. Poi in qualche modo ho sempre pensato a cantare come un modo per stare bene, perché stavo proprio bene. E quindi credo che questo abbia contribuito molto positivamente alla congiunzione astrale di qui sopra, perché non ho mai pensato a me, oh ciao scusate, sono una cantante. Ho sempre cercato di fare altro. Però sapendo. Questo che faccio è un lavoro molto importante e faticoso, tanto che se oggi riesco con due pezzi di cartone a fare una scenografia e con una tenda un costume, è grazie all'esperienza scolastica. Quindi io credo che quando si arriva con un buon piano, che è soltanto, cioè che può anche essere solo voglio imparare a fare questa cosa, non c'è genitore al mondo che non anche l'ascolta. Perché magari potrei fare anche il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.